Piccole telecamere auricolari agli esami per la patente a Domodossola. La polizia stradale ha denunciato 4 persone. Arma dei carabinieri Acqua Novara VCO uniti contro le truffe agli anziani. A febbraio sarà inviato un volantino per sensibilizzarli. Approvato in consiglio comunale l'ultimo bilancio dell'amministrazione Marchionini a Verbania. Tassa salute, disegno di legge di Borghi per abolirla. Intanto arrivano i comuni e l'ordine del giorno della provincia, se ne parla a Extra. Tradizionale festa di San Giulio a Orta sull'isola, gli amministratori di VCO e Novara alla messa officiata dal vescovo Brambilla. Nel turno infrasettimanale di Serie D la RG Ticino vince ad Asti, pareggio con Gozzano, sconfitto il Borgosesia. Ben ritrovati e una buona serata dalla redazione di VCO Notizie. La cronaca in apertura di giornale: all'esame per ottenere la patente si sono presentati con micro telecamere auricolari e modem per collegarsi con l'esterno. Il tutto però è stato scoperto dagli agenti della polizia stradale. 4 persone sono state denunciate, 12 invece quelle che dovranno ripetere l'esame. All'esame della patente con microcamere auricolari e un suggeritore collegato tramite modem wireless. Sono 12 in tutto le persone segnalate all'ufficio della motorizzazione civile di diverse province dalla sezione Polizia Stradale di Verbania al termine dell'indagine svolta in collaborazione con i funzionari della motorizzazione civile di Domodossola. Tutto è cominciato da 2 episodi avvenuti nel 2022, quando 2 cittadini pakistani residenti in provincia di Milano, dopo aver superato brillantemente l'esame teorico per ottenere la patente a Domodossola, erano stati controllati dagli agenti della polstrada di Verbania. I poliziotti hanno trovato ancora addosso ai 2 pakistani una telecamera nascosta nei bottoni degli abiti, collegata a un modem video wireless che trasmetteva al suggeritore le immagini del quiz e un micro auricolare occultato talmente in profondità all'interno dell'orecchio che in alcuni casi è stato necessario l'intervento dei sanitari per l'estrazione. Anche l'auricolare era collegato tramite modem audio wireless e attraverso esso il candidato riceveva le risposte esatte. L'indagine è proseguita con l'analisi del materiale sequestrato. È emerso che i 2 candidati, che non conoscevano la lingua italiana, avevano chiesto il supporto audio previsto delle cuffie per la lettura tramite voce registrata dei quiz. In realtà si erano collegati con un suggeritore che dalla provincia di Bergamo comunicava loro le risposte esatte. Le indagini hanno permesso di scoprire che la stessa strumentazione era già stata utilizzata da altre 10 persone che si erano presentate alla motorizzazione civile di Bolzano, Firenze, Pordenone, Rimini, Savona, Trapani, Trento e Venezia. Sono state denunciate 4 persone per aver indotto in errore il funzionario pubblico che ha attestato l'idoneità alla guida. L'attenzione della polizia stradale su questo tema è massima dal momento che la presenza di persone con patente che però non conoscono bene il codice della strada rappresentano un pericolo per la sicurezza di tutti. Comminata una sanzione di quasi 50.000 euro a un cittadino extracomunitario che viaggiava su un treno proveniente dalla Svizzera in possesso di tabacchi di contrabbando. Alla domanda se avesse qualcosa da dichiarare ha risposto no, ma a seguito di ispezione del bagaglio i doganieri finanzieri in servizio sul treno hanno rinvenuto 32 confezioni, 8 kg di melassa da narghilè e 7 stecche di sigarette estere sigillate prive del contrassegno di legittimazione, riportanti diciture in lingua araba per ulteriori 1,4 kg. I prodotti illecitamente trasportati sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, mentre al soggetto è stata comminata una sanzione di oltre 48.000 euro. Tutti gli over 65 della provincia del VCO a questo febbraio riceveranno un volantino per sensibilizzarli sul tema delle truffe ai danni degli anziani. Il contenuto del protocollo di intesa siglato questa mattina tra l'Arma dei Carabinieri e la società Acqua Novara VCO. Grazie al supporto prezioso della società riusciamo a raggiungere gran parte della popolazione anziana della provincia, che sostanzialmente costituisce la principale vittima di questa tipologia di reati. Sono reati purtroppo in aumento, sono truffe redditizie, tendono ai truffatori a coinvolgere emotivamente le vittime per sottrarre valori che custodiscono in casa. Normalmente, come abbiamo ribadito oggi, le società non vanno a casa di erogazione dei servizi per
verificare lo stato degli impianti, né i carabinieri in borghese si presentano normalmente a casa. L'invito che facciamo è di chiamare il 112 o nel caso specifico Acqua Novara VCO, le società che erogano servizi, per verificare sempre che chi si presenta in casa sia un operatore effettivamente o delle forze dell'ordine o delle società. Lo scopo del protocollo è quello di mandare dei consigli proprio per dare agli over 65 della provincia degli strumenti di conoscenza sia sul tipo di reati di cui possono essere vittima e sia delle procedure da seguire. Cosa significa e quanto è importante per Acqua Novara VCO, una società come Acqua Novara VCO, collaborare con le forze dell'ordine per tentare di sventare il più possibile i tentativi di truffa? Beh, è fondamentale, la tappa la iniziamo oggi con la sottoscrizione di questo protocollo d'intesa con l'Arma dei Carabinieri. Noi abbiamo individuato tramite il nostro sistema di raggiungere tutti gli utenti over 65 del nostro territorio nella provincia del VCO, sono circa 25.000 che nel prossimo mese di febbraio riceveranno una lettera sottoscritta da me, dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, con un volantino predisposto dall'Arma dei Carabinieri proprio per così informare le persone anziane su tutte quelle che sono purtroppo questi fenomeni che sono in aumento sul nostro territorio. Lo leggiamo quasi ormai settimanalmente, l'ultimo settimana scorsa ad Arona, un mese fa a Baveno, prima di Natale a Cannobio. Sono tutte truffe di persone che si fingono addetti spesso di Acqua Novara o di altre società erogatrici del gas, dell'elettricità, per truffare le persone anziane, che sono oggettivamente quelle più indifese su cui noi poniamo la nostra attenzione in questo caso. Quale può essere un esempio, una tipologia di truffa? Beh, come quello che si è verificato settimana scorsa da Arona, un finto tecnico di Acqua Novara spacciandosi appunto per il nostro operatore con la scusa di dover analizzare l'acqua per scoprire se ci fosse del mercurio all'interno dell'acqua, si è fatta radunare dal pensionato tutto l'oro che aveva in casa e poi in maniera così ha distratto l'anziano e ha sottratto i valori dalla sua abitazione. Consiglio comunale lunedì sera a Verbania, tra gli altri punti discussi e votati dal parlamentino verbanese anche il bilancio, l'ultimo di questa amministrazione comunale. Pareggia poco meno di 82 milioni e mezzo di euro il bilancio di previsione del comune di Verbania. La presentazione l'altra sera in consiglio comunale è l'ultimo dell'amministrazione di Silvia Marchionini. Ne ha illustrato i punti principali l'assessore Anna Bozzuto. Tra gli introiti è previsto il raddoppio della tassa di soggiorno grazie all'aumento delle tariffe con una previsione di 1 milione totale. Oltre 1.900.000 euro invece proverranno dai ristorni dei frontalieri. Bozzuto ha voluto esprimere alcune considerazioni. La prima riflessione più volte espressa riguarda la capacità che questa amministrazione ha avuto di affrontare tempi difficili, pandemia, crisi, guerra, rincari, instabilità, da cui non siamo ancora usciti, sforzi anche inediti per aiutare le famiglie. Abbiamo vissuto un periodo straordinario mantenendo saldi conti. A Verbania questa è una capacità che origina in decenni lontani, un modo di amministrare improntato al rigore e alla prudenza, un'eredità positiva per chi si troverà alla guida di Verbania prossimamente. Bozzuto ha anche rilevato come nel corso di questi anni si è attinto in modo efficace tramite bandi alle risorse messe a disposizione dallo Stato. Adesso siamo in una fase di svolta, chiunque vincerà le elezioni dovrà portare a compimento i progetti avviati da concludere entro il 2026 e dovrà tagliare molti nastri, ma dovrà avere pronto un disegno con uno sguardo visionario sul futuro, un nuovo ciclo, nuove idee, ridefinire il posizionamento di Verbania con ambiente, paesaggio, cultura, la qualità della vita che qui è più elevata e offre servizi di buon livello. Ha ribattuto Gian Domenico Albertella di Verbania Futura. Non sarei così ottimista su chi erediterà 17.785.000 euro di mutui contratti nel quinquennio. Il bilancio è stato approvato con i voti della maggioranza. Il voto contrario di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Verbania Futura. Si sono astenuti il Movimento 5 Stelle e Michael Immobili. Per senso di responsabilità non posso votare contro il bilancio, ha detto quest'ultimo. Vi chiedo solo se potete di non andare a gara su Piazza Fratelli Bandiera. Il senatore Enrico Borghi ha presentato un disegno di legge per abolire la tassa sulla salute a carico dei vecchi lavoratori frontalieri. Si tratta, spiega il parlamentare ossolano, di un'iniziativa che serve a scongiurare il varo di una norma sbagliata votata dalla destra che ha giustamente provocato la reazione dei frontalieri. Intanto, nei giorni scorsi, la provincia del VCO ha inviato ai 74 sindaci del territorio l'ordine del giorno sul tema, così come deciso dal tavolo del frontalierato.
Il 26 ci siamo riuniti al tavolo del frontalierato, all'unanimità le sigle sindacali e le istituzioni presenti hanno convenuto di dare mandato alla provincia, nella mia figura, di stendere un ordine del giorno e inviarlo ai comuni, dove la sintesi è quella di chiedere lo stralcio di questa tassa sulla salute che noi non condividiamo, vista la peculiarità specificità montana del nostro territorio. Questo è stato fatto, il primo comune che l'ha votato in consiglio comunale ieri è stato il comune di Verbagna, dove vi era la proposta anche del capogruppo del PD Gentina di un ordine del giorno, quindi si sono messi insieme, diciamo, il nostro del tavolo ufficiale frontalierato e quello del capogruppo. Questo proprio perché l'ordine del giorno è stato mandato in maniera aperta, dove la sintesi deve essere quella, diciamo, che è stata proposta, però poi ogni comune può arricchirlo con dei contenuti magari singoli. Questo è stato fatto a Verbagna, è stato anche un bel gesto di unità perché è stato votato all'unanimità anche dal consiglio comunale del capoluogo e questo è sicuramente importante. Presidente, una volta che questi ordini del giorno torneranno nelle sue mani? Allora, gli ordini del giorno abbiamo scritto che ogni singolo comune dovrà inviarli al governo, poi di darli in copia anche a noi, l'idea quando li abbiamo tutti, speriamo entro fine febbraio, di fare un'assemblea dei sindaci conclusiva, di stilare un documento univoco con tutti gli ordini del giorno e poi vedere le azioni da fare, per esempio andare magari direttamente a Roma al ministero a consegnarli, vediamo. E si parlerà anche di frontalierato. Questa settimana extra ci saranno le interviste raccolte a caldo al termine della riunione promossa dalla Lega Domodossola, dove i frontalieri non hanno lesinato toni accesi all'indirizzo del governo Meloni. Appuntamento quindi il mercoledì alle 20:30 e ancora il giovedì alle 13 e il venerdì alle 18. Orta ha celebrato oggi San Giulio, come tradizione sull'isola si sono dati appuntamento gli amministratori delle province di Novara e Vicio. Monsignor Franco Giulio Brambilla ha officiato la Santa Messa, ha partecipato anche una delegazione del gruppo muratori di Premosello Chiovenda che a Orta è arrivato a piedi, compiendo un percorso di oltre 30 chilometri. Sono partiti nella notte per essere in piazza Orta San Giulio questa mattina. E così per due giorni San Giulio e l'isola diventano veramente come un tempo il capoluogo di tutto il territorio, diremmo anche di tutta quanta la diocesi. È un ritorno quasi a 1900 anni fa, quasi a 1900 anni fa, quando San Giulio aveva evangelizzato questi territori. Importante per Orta questa presenza. Guarda, è più che importante, in un periodo così complicato e pieno di odio, di guerre, il messaggio di San Giulio, l'evangelizzatore che viene qui a costruire chiese, ma costruire speranze, costruire un mondo di pace, sia il nuovo messaggio che noi lanciamo da Orta insieme a tutti i sindaci, le autorità, prefetto, questore, comandanti, carabinieri della finanza. Devo dire che oggi provincia, regione, sono tutti qui, credo che con un intento unico, che è quello di stare insieme, camminare insieme per migliorare il mondo. Sono partiti ieri sera, prima di mezzanotte, e da Premosello sono venuti a piedi, una tradizione che dura ormai forse da oltre 100 anni, per rendere omaggio a San Giulio. Come tutti i pellegrini non sono venuti a mani vuote, poi a Premosello sono anche persone generose e guardate cosa hanno portato, i prodotti tipici di Premosello. Roberto, questa è una vecchia, antica tradizione, che è quella che state facendo di venire a piedi, quanti chilometri sono? 40 e più chilometri viaggiando poi di notte? 34 per esattezza, 34. L'abbiamo fatto veramente con gioia perché a suo tempo lo facevano i nostri avi il 14 d'agosto, ma la nostra guida turistica qui ha voluto dire bisogna ricordare a San Giulio Muratori. È da 2 anni che abbiamo preso in considerazione questo. Eccoci qua, buongiorno. Benvenuti a tutti, siamo contenti che di nuovo ci incontriamo per questa bella occasione. Il nostro San Giulio attira, ma i santi sono così, dove vanno attirano a sé, bonificano e creano vita. E dobbiamo dire che l'isola di San Giulio, grazie a San Giulio, è rinata. San Giulio ci chiama e ci richiama. Ecco, lei in questo intervento che ha fatto oggi durante l'omelia ha citato tante cose. Due credo abbiano colpito le persone: la parola carità e poi il richiamo purtroppo alla solitudine.
che un male di questa società. Ho detto che il nostro mondo è che ha a disposizione tanti beni, tante possibilità, tante risorse, corre il rischio di mancare della cosa necessaria, che sono i legami buoni, che sono le relazioni promettenti, che sono il modo con cui noi ci stimiamo. È difficile sentire dire io ho bisogno di te per trovare me, per sapere chi sono io, e invece questo avviene ogni giorno, dal pane che mangiamo al mezzogiorno. Io ho bisogno di uno che sia affidabile perché mi ha dato il pane. Chi costruisce tutti i legami sociali sono quelle persone che mi aiutano a vivere in pienezza, e questo è il grande antidoto alla solitudine. La festa degli edili, di cui patrono è San Giulio, è da sempre l'occasione per fare il punto sul settore, il comparto fermo nel momento della pandemia e ora in ripresa. Unico neo, la mancanza di manodopera specializzata. Anche questo settore risente della concorrenza dei cantieri svizzeri dei cantoni Vallese e Ticino. La festa di San Giulio, patrono dei moratori, è anche il momento per fare il punto sulla situazione del mondo dell'edilizia. Quest'anno ci sembra di capire che i dati sono positivi. Sì, sicuramente dopo il problema della pandemia, quindi c'è stato un rallentamento, un blocco completo. Dal 2021 al 2023 c'è stato un graduale aumento sia di incremento sia dei lavori che tutto il resto. Riteniamo che dal 2021... come sto parlando come Verbano Cusiossola naturalmente, di cui io sono presidente, eravamo 405 imprese strutturate. Questo vuol dire imprese che sono regolarmente iscritti agli enti paritetici, casse edile, scuola edile, tutto il resto. E nel 2023 abbiamo chiuso con 450 imprese, quindi un incremento del 12-13%. Il monte salari era 23 milioni di euro e adesso sono 27 milioni di euro, e positivo invece è stato l'incremento della manodopera, che siamo passati da 1800 impiegati a 2600. Questo però comporta che attualmente siamo in carenza di reperimento di manodopera specializzata, dovuto a molteplici fattori. Per quanto riguarda la nostra zona, il fattore principale è l'attrazione che ci sono nella Svizzera, dove ci sono altri tipi di emolumenti, e quindi riscontriamo una grossa difficoltà. Stiamo facendo tutta una serie di operazioni per vedere di dare un'impostazione e un rilancio anche a livello scolastico per far rientrare un orientamento in quella direzione. La nuova puntata di Vivere in Salute punta i riflettori sulla nuova telecabina medica inaugurata nei giorni scorsi a Formazza, la prima in Piemonte e in Italia. Una seconda verrà installata a Macugnaga. Si stanno predisponendo i locali, dovrebbe essere attiva a partire da marzo. Vivere in Salute vi aspetta come sempre il giovedì alle 18.45 e il venerdì alle 11 alle 23. Un'anticipazione con un estratto dell'intervista realizzata alla direttrice generale Chiara Serpieri. Siamo molto contenti perché non era neanche un anno fa che abbiamo cominciato questo progetto e oggi inauguriamo la prima delle telecabine che abbiamo scelto, per la verità copiando dai cugini d'Oltralpe francesi, che ormai ne fanno un uso abbastanza intenso nei territori simili ai nostri, montani, come dire, distanti dai luoghi di erogazione delle cure tradizionali, e che hanno dimostrato che sono una modalità di erogazione di servizi sanitari molto gradita dalla popolazione, molto utile, soprattutto quando ci sono problematiche di risorse professionali, come nel nostro caso. E come funziona questo servizio? Allora, il servizio può erogare diverse tipologie di prestazioni, sia di natura generalista con il medico di medicina generale, sia di natura specialistica per alcune specialità per le quali è dotato di dispositivi specifici. Noi in questo momento partiamo con l'attività del medico di medicina generale, che ha già l'ambulatorio qui a Formazza, che però risiede qui soltanto poche ore alla settimana e quindi può dedicare altre ore in aggiunta a quelle che già fa ai suoi pazienti attraverso la
cabina di teleconsulto. Poi abbiamo formato anche degli specialisti, cardiologi, otorini, dermatologi di follow up, attraverso questa formula di teleconsulto, sempre e soltanto su prenotazione. Nella nuova puntata dell'Appetito Vien Leggendo abbiamo incontrato il giornalista Alfredo Somoza, che al Libraccio di Verbania Intra, in collaborazione con Letteraltura, ha presentato il suo libro Mezzo secolo di America Latina. E poi al Museo del Paesaggio di Verbania l'intervista di Matteo Calzaretta a Emanuela Borgata con il suo volume D'Annunzio, tracce piemontesi. L'Appetito Vien Leggendo in onda il mercoledì alle 21.45, il giovedì alle 14.05, il venerdì alle 18.45 su VCO Azzurra TV e poi è disponibile sui nostri canali social. L'America Latina è una terra meravigliosa sia per chi l'ha visitata ma anche per chi l'ha sognata attraverso i grandi autori della letteratura, per chi ne ha studiato la storia, una storia ricca, complessa. 50 anni li racconta in questo libro, dal golpe alla moneta fino alla nostra epoca. Come è nato questo libro? Beh, questo libro chiude una carriera che spero che comunque vada avanti, ma almeno chiude una tappa della mia carriera, perché io sono, diciamo, dei 50 anni che racconto, 10 li ho vissuto in prima persona e gli altri come giornalista, quindi come professione, come studioso, io sono storico. L'idea è stata quella, da una parte, di valorizzare le interviste, i personaggi che ho incontrato in questi 40 anni, premi Nobel, presidenti, uomini e donne di cultura, e inserendoli in un filone narrativo sui grandi temi, le grandi sfide dell'America Latina, no? Dal politica, all'ambiente, il tema, le problematiche di genere che in America Latina sono molto importanti, il tema della terra, e quindi ecco, diciamo, corredare un'analisi sul singolo argomento con l'intervista di qualcuno che è passato alla storia, anche se qualcuno è vivo ma tanti non lo sono più. Roberto Rabattoni, il fondatore del Centro Aiuti per l'Etiopia, scomparso nella giornata di martedì a Mergozzo, sarà al centro di una puntata speciale dell'Infinito dentro un bisogno. Vi riproporremo la lunga intervista realizzata sul finire del 2023, appuntamento alle 21. In memoria di Roberto Rabattoni, presidente del Centro Aiuti per l'Etiopia, persona carissima a molti di noi e alla comunità sia della nostra provincia ma anche di tutta la comunità internazionale, perché ha fatto tantissime attività di aiuto, di supporto con l'Etiopia. Andrà in onda questa sera una puntata dell'Infinito dentro un bisogno, registrata qualche mese fa, appunto con Roberto Rabattoni, in cui sentiremo la sua testimonianza dell'attività che svolge in Etiopia, di tutto l'aiuto per i bambini rispetto ai bisogni alimentari, alle mamme, rispetto ai bambini orfani, e appunto la puntata dell'Infinito dentro un bisogno, che abbiamo avuto la fortuna e l'onore di poter registrare proprio poco tempo fa. Pagina sportiva dedicata al calcio. Oggi si giocava il turno infrasettimanale di Serie D. Gozzano raggiunto sul 2-2 dal Pinerolo. Finisce in parità 2-2 allo stadio d'Alberta tra Gozzano e Pinerolo. I rossoblu si mangiano le mani per aver dilapidato due gol di vantaggio. Due gol nel primo tempo, poi il Pinerolo ha trovato il pari nella ripresa. La cronaca al 19esimo, alla prima chance, il Gozzano passa in vantaggio. Accelerazione di Pennati, stop, dribbling, tiro secco di Pereira che non lascia scampo a Gilli. Cinica la squadra di Schettino che allo scoccare della mezz'ora raddoppia. Lettieri premia l'inserimento di Schimenti che brucia in velocità Tonini. Meraviglioso colpo sotto dell'esterno offensivo e palla che lenta entra in rete per il 2-0. Buona chance per Ozzara al 42esimo, ma il numero 4 ospite non approfitta in piena area dell'indecisione difensiva del Gozzano e spreca. Prima del riposo, al 45esimo, il Pinerolo accorcia le distanze. Percussione di Gerevini, cross in mezzo che Dalmasso devia nella propria porta, mettendo fuori causa Vagge.
nel secondo tempo. Al quarto è bravo e attento Gillick a mettere i guantoni su una punizione molto insidiosa di Bianchi da posizione defilata. Gozzano ancora pericoloso al nono contropiede di Bianchi che si lascia cadere, palla per Pereira che calcia ma trova la parata sicura del solito Gilli. Minuto 23, il Pinerolo pareggia, punizione dalla tre quarti, palla allontanata dalla difesa sui piedi di Andretta che mette la palla nel sette con una conclusione fantastica. Vicino al ribaltone il Pinerolo al 29esimo, Andretta per Coppola che calcia alle stelle divorandosi il 2-3. Sfortunatissimo invece il Gozzano al minuto 41, Cento si esibisce in un terrificante destro al volo dai 25 metri ma la traversa gli nega un gol che sarebbe stato davvero la cineteca. Sconfitta per il Borgosesi, ha battuto 1-0 dalla Fezzanese, vediamo. È la Fezzanese ad aprire il ciclo di Roberto Creta sulla panchina granata. Il tecnico valdostano subentra a mister Simone Moretti. Classe 77, dopo una splendida carriera da calciatore, Creta ha guidato Red Devils Verres, LG Torino, Pondonaz in più occasioni, squadra con la quale in Serie D scrive la storia dei valdostani conquistando 70 punti, e l'anno scorso l'ha diviso tra Castellanzese e Grosseto. I Liguri si presentano al comunale arrivando da una vittoria conquistata dopo due sconfitte. La gara inizia con la punizione di Bruccini intercettata da Uva. Al decimo un'azione condotta da Mariotti e Bruccini si conclude con il tiro alto di quest'ultimo. Sull'altro fronte viene deviata in corner la conclusione di Tunesi. Dopo ci prova Baudi, il suo tiro centrale. È il 27esimo quando Baudi colpisce l'esterno della rete. Due minuti dopo l'acrobazia di Baudi viene respinta. La sfera giunge a Fiori che non inquadra lo specchio della porta. Minuto 36, girata debole di Fiori. Superato il 40esimo, Soldi appoggia per Lauccello. Il suo tiro deviato termina pericolosamente in angolo. Nel finale di tempo Uva si oppone a Baudi. Si riparte con Santeramo da buona posizione in corna alto. Dopo i Gilli a provarci di testa, ma la sua inzuccata viene respinta. Al 23esimo la Fezzanese passa in vantaggio. Sponda di Baudi per Bruccini, che ha appostato sul secondo palo in sacca. Al 34esimo Manara viene lanciato e disegna un pallonetto che si spegne alto di pochissimo. Sei minuti dopo ancora Manara si mette in evidenza, ma il suo colpo di testa termina lato. Nel recupero Tobia dal limite mette fuori. La gara termina qui. È tutto, grazie per l'attenzione, buona serata.